Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Questo è un misto fra un vlog, un video get ready e un video un po' per chiacchierare con voi, darvi un po' di aggiornamenti, però comunque io mi devo truccare. Quindi, poiché ho poco tempo, farò tutte e due cose insieme e inizio quindi col farmi la base viso. Allora, innanzitutto ragazze, vi devo parlare di un sacco di cose, vi devo far vedere questo vestito che ho comprato, vi devo far vedere delle scarpe che ho comprato, perché sapete che io sono molto attiva su Instagram, però poi le storie sono sempre così rapide, non riesco a mostrarvi bene le cose che compro, eccetera. Invece su YouTube mi metto qua e so che anche 20 minuti, 30 minuti voi mi guardate, è vero che mi guardate, comunque non fate caso alle mie mani, ci ho smalto un po' sbeccato perché me lo devo rimettere, sapete che da quando sono incinta non sto facendo più né la tinta per capelli, infatti in tante ve lo chiedete, non sto facendo più neanche lo smalto, tutto lo smalto normale, quindi praticamente mi dura poco, vabbè. Comunque inizio a farmi la base, vi faccio vedere, vi faccio scoprire dei nuovi prodotti, anche perché ragazze, notizia importantissima che dovete affrettarvi se volete acquistare su caritashop.com, perché non solo ci sono i saldi, ma stiamo per andare in ferie, quindi stiamo spedendo gli ultimi pacchi e c'è ancora di tempo oggi, perché voi vedrete questo video il 13 agosto e come potete vedere sul sito c'è il banner che lo dice, spediamo tutti i pacchi che arrivano entro il 13 agosto a mezzanotte, quindi praticamente avete tutto oggi ancora per ordinare, per fare super rifornimenti di tutto, rifornitevi tutto quello che vi serve e ricevere il vostro pacco adesso, prima delle vacanze, perché lo spediamo, viene il corriere, lo spediamo, quindi vi arriva sempre in 2 massimo 3 giorni, in più ci sono anche i saldi, quindi approfittate. Quindi spediamo prima delle vacanze tutti gli ordini che arrivano entro il 13 a mezzanotte, quindi approfittate ragazze, fate super rifornimenti. Devo dire che in questi giorni state proprio acquistando in tantissimo, perché vi state super rifornendo, avete sentito questa cosa e vi state rifornendo, fate bene perché comunque sto anche più tranquilla che vi siete rifornite di tutto. Poi per quanto riguarda durante le ferie, perché vabbè, io inizio comunque a farmi la base, vi voglio spiegare come funziona questa cosa del sito. Allora, vi faccio vedere un po' di novità così sapete cosa anche prendere in aggiunta alle cose che già vi servono. La lozione tonica, questa qua di Cosmesi Siciliana, buonissima ragazze, e dovete per forza prenderla, un tonico che io adoro perché stringe i pori della pelle ed è molto molto fresco, a me piace tantissimo anche applicarlo con le mani così, proprio quando non riesco a usare la crema, niente, mi piace un sacco metterlo così, proprio è super super rinfrescante, potete metterlo anche in uno spruzzino, io faccio così ed è troppo bello, me lo metto dappertutto. La cosa bella è che ha questa funzione anche da primer, perché è molto molto astringente, chiude tantissimo i pori della pelle, rinfresca la pelle e appunto elimina le impurità, è favoloso. Vedete, adesso lo faccio asciugare 3 secondi e vado con il siero. Vi metto il link di tutti i prodotti che utilizzo nel box informazione. Questo ve lo consiglio, un siero alla vitamina C, è freschissimo e anche lui serve per chiudere i pori della pelle e eliminare le impurità, è favoloso. Poi la cosa bella, ragazzi, è che è leggerissimo ed è ottimo per migliorare la pelle, poi la vitamina C è miracolosa, veramente favolosissimo, mettete sempre sul collo anche. E contorno occhi, questo qua di Eteria, lo amo ragazzi, uno dei miei preferiti contro le occhiaie, poi ha questa consistenza, vedete che è tipo una crema gel, quindi è freschissimo anche d'estate e elimina sia le occhiaie che le rughette. Comunque metto il link nel box informazione dei prodotti e vi volevo spiegare che poi quando andremo in ferie dal 15 il sito comunque rimarrà attivo, quindi voi potrete comunque ordinare sempre, gli ordini li potete fare sempre, anzi li dovete fare, perché noi poi al rientro spediremo più o meno dal 26, adesso non ricordo, comunque leggete sul sito dal 26 più o meno in poi, agosto torneremo e spediremo gli ordini che sono arrivati in ordine di arrivo, quindi voi prima ordinate, prima poi riceverete il pacco a settembre, quindi questa è la cosa importante e quindi questa è la cosa che ve lo volevo dire, così siamo tutti più tranquilli. E allora ragazzi, io in questi giorni sto soffrendo un sacco
con la schiena, ma proprio tanto. Pare che lo stomaco si sia un po' calmato, i bruciori, le cose in stomaco, ma la schiena proprio tanto. Domani sarebbe il vostro oggi. Io dovrò andare a fare l'ultima visita al ginecologo prima di partire per le vacanze. E praticamente spero che mi dica che tutto ok, anche se penso sicuramente sarà tutto ok, perché comunque dobbiamo partire. La cosa importante è questa qua. Comunque anche i gioielli abbiamo rifornito. Adesso indosso i cerchi luna con gli orecchini, stella, collana stella e luna, tutti i vari gioielli, anche chiama angeli ci sono, c'è tutto. Quindi fate super scorta, vi consiglio di fare super scorta oggi, così lo ricevete in 2 o 3 giorni adesso. E adesso vado col correttore. Io utilizzo questo qua che mi piace un sacco, se lo trovo. È bellissimo questo di Nabla, il mio preferito, che elimina tutte le occhiaie. Anzi, io faccio il mix e lo metto un po' qua. Lo mixo un po' con questo qua più aranciato. Di solito faccio così. Ok. Poi vado. Comunque ragazze, volevo dire che comunque avrò questa visita dal ginecologo, no? E quindi sono, cioè, da un lato sono contenta, dall'altro sono un po' agitata, che spero sia tutto ok, perché noi comunque partiremo. Partiremo ancora tra qualche giorno, perché adesso dobbiamo fare le ultime spedizioni, poi dobbiamo sistemare il magazzino, comunque le ultime cose, poi devo comunque fare la valigia e partiremo comunque tra circa una settimana. Partiremo e faremo una settimana fuori. Quindi seguitemi su Instagram, dove sicuramente vedrete tutto. Ah, e anche su Instagram io vi farò vedere, cioè vi aggiornerò del responso dell'ecografia che farò domani, della visita al ginecologo, poiché manca poco ormai, però non pochissimo, deve stare ancora dentro ancora un po', perché dobbiamo andare ancora a fare la vacanza eccetera, la cipria. Metto il link di tutti i prodotti, li trovate ovviamente tutti su caritashop.com, questa è la cipria di Nabla. Comunque vi metto tutti i link dei prodotti nel box informazione sotto, così voi fate più presto se li volete acquistare e vedete proprio tutti i prodotti che ho usato per il make up. Io diciamo che utilizzo poche cose perché non ce la faccio con sto caldo, infatti avete visto non ho messo neanche il fondotinta, però se magari volete mettere un fondotinta più coprente vi consiglio questo qua, è il Close Up, è buonissimo, fa la pelle proprio porcellana. Casomai vi metto il link anche di questo nel box informazione. Quando voglio avere più coprenza, devo fare magari delle foto oppure magari devo uscire eccetera, o magari ho più imperfezioni. Fortunatamente sapete che usando questi prodotti naturali veramente le imperfezioni si riducono a zero, quindi fortunatamente si può usare meno trucco, almeno per la base, e poi usare più cose, più per il contouring, per gli ombretti eccetera. Comunque vi farò sapere, dicevo, su Instagram. Utilizzo tutti i miei blush e terre per fare il contouring. Vi farò sapere su Instagram nel dettaglio, vedete, io faccio tipo un mix delle terre, i risultati, perché comunque cioè questo in realtà è il mio ultimo video che ho deciso di fare, ma per il semplice fatto che voglio comunque prendermi una pausa, cioè non è che io da domani parto, però voglio proprio prendermi una pausa, perché questo fatto della gravidanza, comunque fa caldo, adesso per esempio sono sul condizionatore, ho acceso l'aria, però è veramente veramente faticoso. E poi voglio proprio, vi dico la verità, voglio staccare, spero che mi capirete, che veramente è stancante, comunque, perché faccio tantissime cose, quindi mi stanco un sacco. Poi devo iniziare a pensare anche comunque al bimbo, dovrò preparare la borsa preparare anche, io faccio il contouring così, vedete, metto un po' di scuro ai lati qua del naso, così si restringe, sembra più piccola ancora, vedete, si fa questo effetto naso, vedete, poi dopo lo sfumo ovviamente. E metto la terra qua sotto gli zigomi, un po' qua per allungare lo sguardo e un po' qua per scurire. Comunque
po' di blush. Dicevo che quindi voglio staccare un po', vi dico la verità, perché comunque sono veramente veramente stanca, spero che mi capirete. Quindi mi prendo un po' di pausa da YouTube, quindi questo sarà il mio ultimo video, ma non sparirò, perché mi troverete su Instagram, quindi venite subito a seguirmi su Instagram. Spesso mi dite: ah, ma io non ho Instagram. Adesso col pennellino questo qua di Nabla, questo è bellissimo, il set di pennelli che viene qui dentro, è troppo troppo bello. Mi metto l'illuminante, anzi mi metto questo qua che mi piace un sacchissimo, e mi dite: ah, ma io non ho Instagram. Fatevelo, fatevi Instagram, perché veramente Instagram è molto più immediato, qualsiasi comunicazione, consiglio, qualsiasi cosa. Poi sono molto attiva, ad esempio adesso comunque farò un bel po' di pausa, perché vi ho detto, penso che questo sarà l'ultimo video adesso su YouTube, prima della mia pausa estiva. Vedete, metto l'illuminante qua, 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 un po' sotto la palpebra. Poi vado a sfumare. Sempre col pennellino di Nabla. E vi dicevo, diciamo che io ho deciso di fare questo un ultimo video, quindi non riuscirò a darvi informazioni per quanto riguarda l'ecografia, perché comunque ci andrò domani e non farò un altro video. Quindi perciò vi dico, seguitemi su adesso sulle labbra su Instagram. Eccola qua, la metto questa qua che mi piace un sacco, la matita di Alchemille è bellissima e si intona anche al vestito. Comunque seguitemi su Instagram, dove vi dirò com'è andata, vi dirò com'è andata l'ecografia, vi dirò tutto. Quindi venite subito su Instagram, poi sto pubblicando un sacco di belle foto della gravidanza, che tra l'altro mi devo anche stampare, che sono stupende. Quindi vi aspetto su Instagram e là vi darò sia aggiornamenti sulla gravidanza, vi dirò tutto, e sia in vacanza mi potrete seguire tramite Instagram, appunto perché non ci sarò su YouTube. Però comunque spero qualcosina di vloggare. Adesso vediamo un po'. Vediamo se indovinate la meta. Non mi ricordo se l'ho detta ancora, la meta delle nostre vacanze. Vabbè, diciamo che è semplice, non potendo, cioè essendo incinta all'ottavo mese, non posso prendere l'aereo, quindi comunque siamo vicini. Dobbiamo restare per forza vicini. Quindi penso ci potete arrivare. Guardate quanto è bella sta matita, dà un effetto. Poi sapete come faccio io a volte? Metto anche un po' di tinta, sempre prendo un po' di questa qua, ecco, bellissima, e faccio così, tac tac tac. Ok, vi metto tutti i link sotto, poi la tancuno con le dita, così viene un effetto naturalissimo, vedete, tipo labbra rimpolpate. E ci vado anche a mettere un po' di illuminante, proprio così. Tac tac tac, vedete? Viene bellissimo. Poi si asciugano, queste qua rimangono indelebili. Adesso con la matita per le sopracciglia vado un po' a disegnare, perché lo sapete che io stavo facendo la rimozione e dovevo rifarlo, dovevo rifare il microblading, poi ho interrotto tutto, ragazze, perché comunque non si può fare in gravidanza, si possono fare tatuaggi, non si può fare nulla, quindi ho detto vabbè, lasciamo stare. Poi come palettina io utilizzo sia la Dreamy, che è veramente la mia palette storica, l'amo, per prendere questo qua, vedete che è il chiaro ed è il mio preferito, lo metto un po' qua, un po' qua e un po' dentro l'occhio per illuminare. Cioè, questo è il mio trucco proprio scemo dell'estate, proprio quello da tutti i giorni, proprio per... Cioè, a volte non sembra neanche che io sia truccata, giusto per darmi un aspetto sano. Aspettate che vi muovo un attimo. Come palettina, vi dicevo, mi piace un sacco questa qua e ve la consiglio, perché io la uso tantissimo. Questa qua è la nuova Cutie Palette, è bellissima, sia quella con i colori nude sia questa con i colori corallo, molto molto bella. A volte sapete che faccio, prendo un po' con le mani, ad esempio vedete, tutti questi colori sono tutti colori tipici estivi, guardate quanto è bella, e tipo faccio un po' così,
proprio perché non voglio neanche usare il pennello, quindi vado direttamente con le dita, giusto per metterne un poco così. Ok. Giusto per dare un po' di colore. Ecco. E già, cioè già il trucco ha assunto un altro aspetto bellissimo. Ok. Prendetela, poi sono piccoline, io queste me le porterò in vacanza. Poi metto un po' di mascara, sempre questo qua di Nabla, mi piace un sacco. Anche di questo metto il link sotto. Noi abbiamo rifornito tutti i prodotti. Poi ovviamente, essendo le aziende in ferie, sapete che le cose iniziano a finire. Anche per questo vi ho detto, comunque ordinate oggi, domani, comunque ordinate il prima possibile, perché poi quando le cose finiscono non si possono rifornire, perché le aziende comunque sono in ferie, quindi le cose iniziano ad andare a ruba. Tante cose sono andate a ruba sul nostro sito e quindi vi dovete affrettare. Voi invece cosa farete per l'estate, ragazze? Fatemi sapere nei commenti dove andrete, cosa farete. Magari avete una location da consigliarmi per le prossime vacanze, anche se le prossime vacanze le faremo in 4, si spera. Comunque, questo, poi metto un po' di profumo, che questo lo sto amando, mandarino e basilico, anche questo ve lo straconsiglio, è favolosissimo. Bellissimo, mi dà una sensazione di fresco tremendo. E poi questa qua, l'acqua di bellezza, questa di Cosmesi Siciliana, che l'amo, me la metto anche un po' nei capelli, tipo fissante, idratante, super fresca. E me la metto anche sulle braccia, questa è favolosa, guardate. Cioè, te la metti tipo così, bellissima, quando non sopporti creme, nulla. Guardate, meraviglia. Lascia la pelle così morbida, profumata, adoro. Comunque, ragazze, quindi questo era un video più per salutarvi. Adesso però vi faccio vedere il vestito e le scarpe, perché so che siete curiose sempre dei miei acquisti. E nel frattempo vi do appuntamento su caritashop.com con i vostri acquisti. Vi mando un bacio grande, vi auguro buone vacanze. Sembra che io stia parlando a bassa voce perché sta dormendo il bimbo, ma in realtà non è così, perché semplicemente sono stanca, sto caldo, ragazze. Ditemi voi come si fa a essere incinta con sto caldo, vi giuro. È veramente faticosissimo, però non molliamo, ce la facciamo. E vi aspetto anche su Instagram per darvi aggiornamento sull'ecografia che farò, e poi vedrete tutta la mia vacanza, tutto. Quindi seguitemi su Instagram. Vedete, si è asciugata. Guardate nel box info per vedere tutti i prodotti. Ciao, buone vacanze. Se, allora, scusate per la luce. Comunque, questo è il vestito. Io ho un pancione enorme, che ho preso da Zara ieri. È bellissimo, anche se fa un caldo, però tipo per la sera è bello, è molto molto carino. Non è prima man, però essendo elastico l'ho preso una taglia in più e mi va bene. C'ha questo fiocco, sto comoda, sto bene. E poi ho preso queste scarpe, le ho comprate da Bata, che non riesco ad allacciare da sola perché Dario è andato via. Adesso io scenderò così e imporrò qualcuno di allacciarmi le scarpe. Comunque sono comodissime. Aspettate che mi tolgo da questo raggio di luce. Sono comodissime, vedete? Sono leggere, sono comode, hanno questa soletta che non fa scivolare. Mi sono perfette, perché io i tacchi alti non li sto mettendo, a parte il fatto che non ce la faccio a portarle, ma ho paura anche di cadere. Ho trovato queste qua molto molto comode, vi dico, carine. Anche il colore è neutro, però devo allacciarle, non so come fare. E poi vi faccio vedere, c'è anche Pupi qui. Amore, cucciola, cosa c'è? Queste qua me le avevo già fatte vedere, di All Star, che mi sono presa più sportive. E poi da Zara ho preso anche altre, ve le faccio vedere, cioè da Bata, scusate. Piccola, cosa c'è? Le scarpe di mamma. Allora, queste qua troppo carine, che anche queste mi sembrano comode, non come queste, però comunque sono comode perché il tacco è basso e sono molto molto carine. Le ho prese rosse, ma c'erano anche nere. Mi piacciono veramente veramente tanto, le trovo carinissime e comode, insomma, che ci puoi camminare. Queste, vabbè, sono le tipiche scarpe a ciabatte quando sei, vuoi essere fashion ma non vuoi stancarti. E le ha viste Dario, ho detto, amore, perché non ti prendi queste? Vado come sembrano, come le fatti, le ho messe a più, ho detto, no vabbè, sono comodissime, sono tutte brillantinate, non saranno il massimo dell'eleganza, però vi giuro che sono comode. È tipo quando vado in vacanza, camminare che non ce la faccio, mi metto queste qua,
perché comunque credetemi, vorrei essere fashion coi tacchi, ma non ci riesco. Quindi spero che mi capirete, donne incinte. Ragazze, purtroppo in questo sushi c'è una luce bruttissima. Sì. Siamo venuti a sushi. Ragazzi, siamo venuti a sushi perché con dei nostri amici. Però amore, non ho la luce Va, saluta la voce voi. Ciao! Cambiate la voce. Comunque una bella serata, c'è una fame da pazzi, ovviamente mangerò solo sushi cotto, cosa importante. Comunque mi sono fatta i capelli, mi sono messa lo smalto, diciamo che sono sono bellissima, però questa luce non mi valorizza. Vabbè, comunque adesso mangiamo, adesso vi metto qualche clip della cena e vi mando un bacio. Lasciate un like al video e ci vediamo dopo le vacanze e su Instagram. Ciao! A tu maniera è complicato, in una bici che te lleva a todos lados. Un vallenato desesperato, una cartica che io guardo.